Vedete soltanto le parti dell'Arnia, non vi dovete avvicinare perché non c'è niente, vi faccio vedere tutto quello che c'è da vedere. C'è un tetto, il tetto è di metallo perché la casetta, essendo fatta di legno, quando piove il legno poi si rovina, quindi si mette un tetto di metallo. Sotto al tetto c'è un coprifavo, ripetiamolo insieme, coprifavo. Che fa il coprifavo secondo voi? Protegge le aree. Come? Copre il coprifavo, coprifavo, coprifavo. E sul coprifavo c'è una ghiera in metallo, vedete? Sì. A che serve? Ecco, questa serve, c'è da una parte un buco, da una parte dei buchetti piccoli e dalle parti dei buchetti più grandi, vedete? E questa ruota e qui c'è un buco, eccolo qui. Vedete? Allora, questo buco serve perché le api, innanzitutto vediamo, perché le api raccolgono i fieni? Per l'apicoltore? No, per mangiarlo. Per fare le scorte. Per l'inverno, bravissimi, perché d'inverno ci sono... Stanno fa freddo, le temperature sono basse e quindi le api non escono. Perché se e non soprattutto muore. Con la temperatura fredda, le api, no, gli alberi, i fiori non producono nettare. E quindi loro devono fare le scorte per l'inverno, pensate. Però che succede? Che le scorte loro le fanno fino a primavera. Succede degli anni che in primavera fa ancora freddo, come quest'anno per esempio. Allora l'apicoltore si accorge che forse le scorte stanno finendo, allora mette in questo buco più grande, ci mette un vaso, mette in direzione del buco e ci mette un vaso di miele, in modo che loro possono mangiare fino a quando non finisce questo freddo e poi tornare a raccogliere. Invece i buchetti più piccoli servono che quando fa tanto tanto caldo, che succede? Che dentro l'alveare, che stanno in campagna e stanno al sole, si alza la temperatura e dentro l'Arnia la temperatura deve essere sempre costante, come il nostro corpo. 36-37 gradi. Allora quando c'è tanto caldo, che cosa fa? Che cosa fanno? Le api ventilatrici fanno l'aria per rinfrescare l'alveare e l'aria calda andando sopra la facciamo uscire da questi buchetti e dentro si rinfresca l'alveare. Va bene? Quindi questo è un sul coprifavo c'è questa cosa molto importante. Sotto al coprifavo ci sono i favi, eccoli qua. Questi sono favi del melario, perché questa parte qui dell'Arnia si chiama melario. Ripetiamolo. Melario! Ricordiamoci queste parti dell'Arnia perché dopo ritorneranno dando la giornata. E questi sono i favi del melario. Sono favi costruiti dalle api ceraiole. Ve le faccio vedere da vicino. Toccateli, sfiorateli con le dita così vedete come, che sensazione vi dà. Se volete potete anche descriverlo con un aggettivo e guardate soprattutto la forma delle cellette che sono tutte uguali. Passa lui. Non lo rompiamo perché è delicatissimo. È ruvido. Vedete le cellette, guardatele, osservatele. Che precisione. Bravo. Tirate indietro ci mettiamo.